Grazie a Marco Verità per la relazione ricchissima, mi scuso se dovrò sempre probabilmente intervenire, però chiamo immediatamente Angelo Agostino che presenterà una relazione dedicata a studio di smalti medievali mediante tecniche di machine learning. Abbiamo la presentazione prima. Dov'è? Innanzitutto buongiorno a tutti, è sempre un piacere essere presente alle giornate di studio sul vetro. Io vi presenterò un lavoro un po' particolare, cioè uno studio fatto su smalti medievali attraverso un processo che usa questo termine altisonante di machine learning. Allora, lo dico per quei tre, credo che non sappiano cosa sono gli smalti. Si tratta di matrici vetrose, come vedete utilizzo una terminologia che è tipicamente chimica, e matrici vetrose, quindi a diciamo, composizione essenzialmente leggera da un punto di vista chimico, che venivano realizzati in maniere differenti. Qui per esempio vedete una tipica fabbricazione cloisonné in cui veniva preparata una massa che poteva essere d'oro o di rame, in cui venivano applicati questi bordini di oro su cui veniva poi fatta la fusione della polvere di vetro per ottenere smalti che potevano essere o traslucidi, come quelli che vedete della faccia di Chiavenna, o opachi. E un'altra metodologia, un altro metodo di realizzazione degli smalti era quello definito champlevé, in cui si prendeva una lastra, in questo caso quasi essenzialmente di rame, che veniva scavata con l'uso di un bulino, vedete come veniva incisa la superficie, la lastra veniva scaldata per fare in modo che tutte le tensioni superficiali del metallo in qualche maniera venissero rilassate. Era una lastra lavorata a freddo e successivamente scaldata, su cui di nuovo veniva depositato la polvere di vetro e poi veniva fatto il processo di fusione e la successiva lucidatura. Esiste poi una forma mista in cui abbiamo sia la parte di champlevé e anche quella con il cloison. Per cui qui si vede bene in questa immagine come il processo venisse fatto su fasi successive, cioè veniva depositata la polvere di vetro, veniva fatta una prima cottura e successivamente si aggiungeva una successiva fase di polvere e via dicendo, fino a raggiungere il livello desiderato. Il tutto veniva poi lucidato. Ora, le analisi che abbiamo fatto, che abbiamo utilizzato, spaziano su tutto l'arco, diciamo, del periodo medievale. Si va dal fine dell'impero romano con tutta una serie di smalti che sono quelli, per esempio, di origine visigota, ostrogota, longobarda, e qui vedete l'esempio di tre scoperte di Vangelari che abbiamo analizzato. Maria Pia sa le difficoltà che abbiamo avuto nell'analisi di questi oggetti. Ma lo scopo dell'analisi su smalti e in generale quello che avete mostrato nelle presentazioni precedenti è quello di rispondere ad alcune domande che sono le stesse che vi siete fatti prima. Questa è una domanda che ha fatto la cara amica Simonetta Castronovo del Museo Civico di Torino e sto parlando di una domanda che mi fece già nel 2013. La risposta in parte era stata data nelle Study Days on the National Glass presentate appunto già nel 2013. Da dove arrivano i vetri? Qual è la loro composizione? Possiamo datarli? Le stesse domande che avete discusso voi prima. Ora, il problema qual è? Che tutti voi nelle vostre presentazioni avete posto una parte, che è quella delle analisi, che siano esse chimiche, fisiche e via dicendo, in modo tale da avere una base oggettiva su cui fare una discussione. Ora, questo tipo di analisi chimiche possono essere svolte in due macro tipologie, una attraverso analisi distruttive, in cui andiamo a prendere un
pezzo del campione, un micro, un macro, quello che è, e lo analizziamo con determinate tecniche analitiche. Un'altra è quella delle analisi non invasive, ossia attraverso tecniche probabilmente meno performanti, ma che ci permettono di avere una base statistica superiore. Perché? Perché ovviamente, non distruggendo l'oggetto, possiamo fare più punti di campionamento, possiamo andare nei musei a fare il nostro film di strutture, reperti archeologici, possiamo fare una serie innumerevole potenzialmente di analisi, e questo ci permette di avere una base dati veramente ampia. Lo scopo, come detto, è quello di rispondere ad alcune domande, che sono quelle, sono levantini, sono e via di. Allora, la differenza sostanziale sta, una volta definita, è necessario fare un'analisi di tipo chimico, per esempio, una volta definito un protocollo invasivo, che personalmente, diciamo storicamente, è verso quello non invasivo, c'è la necessità di creare una base dati che sia sufficientemente ampia e sia sufficientemente robusta per essere utilizzata. I grafici, ripeto, che avete presentato prima, in parte, mostravano quelle figure con delle sorte di determinazione in cui avevate il gruppo levantino, il gruppo, che so io, egiziano e via dicendo. Ora, una volta che abbiamo definito il nostro nostra base dati, occorre definire quelle che sono le informazioni, i metadati di questa base dati. Metadati che possono essere e sono stati fino adesso solo ed esclusivamente di tipo numerico. Ora, questo è possibile allargarlo. Una delle cose che è emersa di nuovo nelle presentazioni precedenti era quello di associare ai dati numerici anche informazioni tipo la forma dell'oggetto, il colore dell'oggetto, la stratigrafia, da un punto di vista archeologico. E questo ci permette di interagire tra i dati, tra un gruppo di dati numerici e un gruppo di dati alfanumerici. Ora, è stato necessario confinare per questo lavoro la base dati. Ci siamo rivolti a quella che è la produzione di Limoges. La produzione di Limoges è una produzione vastissima, ce ne rimane tantissimo. Ogni museo ha un oggetto di Limoges. E si pensa che siano stati prodotti più di 120.000 oggetti a Limoges nei due secoli in cui è stato attivo, almeno per quanto riguarda gli smalti come quelli che vi ho presentato prima, quelli champagne. Gli oggetti arrivano da distanti musei, per esempio questi sono del Museo Civico di Arte Antica, si tratta di oggetti veramente bellissimi in cui spaziamo dalla fine del XII secolo fino al XIII secolo, arrivando poi al revival ottocentesco, quindi abbiamo anche oggetti di fattura limosina, ma che limosini non sono. Questo per esempio è il cofano di Gualabicchieri, di nuovo veniva considerato da questo vescovo, che poi è diventato vescovo di Arcelli, un oggetto estremamente prezioso. Cioè gli smalti in quel periodo erano qualcosa di veramente, veramente prezioso. Abbiamo altre forme, questo siamo già nel XIII secolo, queste sono, diciamo, rappresentazioni, lo vedete in questi medaglioni, che non hanno più un richiamo di tipo cristiano, ma sono, diciamo, più scene di vita quotidiana. Questa è un'altra serie di campioni che abbiamo analizzato, tutti questi oggetti, questi medaglioni sono ancora posizionati nel coro ligneo della chiesa di San Sebastiano a Biella. Si tratta di 18 medaglioni, all'inizio erano 26, che sono stati via via sostituiti, di questi solo due sono rimasti originali, tutti gli altri sono stati sostituiti da copie ottocentesche. Quelli originali, la maggior parte, sono nella collezione L'Arcade al Museo del Louvre di Parigi, che abbiamo avuto la fortuna di analizzare, e che di nuovo ci permettono appunto di allargare concettualmente la base di dati su cui abbiamo potuto lavorare. E un altro grande nucleo che abbiamo utilizzato è quello del Museo di Cluny. Il Museo di Cluny, di nuovo, come Palazzo Madama, spazia a livello composizionale tra la fine del XII, fine del XII e copie ottocentesche. Dunque, abbiamo avuto la possibilità di confrontare le composizioni chimiche e non solo, anche le informazioni storico-artistiche di questi oggetti su un arco temporale relativamente. Allora, nel momento in cui noi andiamo a determinare
e a fare un'analisi sui materiali, lo facciamo di nuovo per rispondere ad alcune domande, ad alcune questioni. Ora, queste, nel modo tradizionale, è la base per poi una successiva contestualizzazione. Questa contestualizzazione viene fatta attraverso altri tipi di studi, che sono stati gli storici, quelli archeologici, iconografici, e ci permettono di tirare fuori quelle che sono le informazioni e le risposte alle domande che ci eravamo poste all'inizio. Questo porta all'interpretazione di quel dato, quindi un'interpretazione dei risultati. L'interpretazione dei risultati la stiamo facendo noi attraverso l'acquisizione del dato, e l'interpretazione di dati che non sono numerici, e li stiamo confrontando su una base di letteratura, quindi sulla base del passato. E questo ci permette di avere un grafico in cui andiamo a clusterizzare alcune composizioni e a infilarci il nostro campione incognito, tra virgolette. Ora, tutte queste operazioni sono fatte da noi. Vi faccio una domanda, ma chi mi dice che le analisi fatte, da chi che sia, erano state fatte bene? Cioè, nel momento in cui voi andate a fare una laser ablation su un oggetto che magari non è rappresentativo e quei dati finiscono nella letteratura, siamo sicuri che quei dati siano buoni oppure no? Ecco, tutto questo processo di analisi della letteratura e dei dati la facciamo noi sulla base della nostra esperienza e della nostra, tra virgolette, cultura, in questo caso nell'ambito del data. Il processo analitico che porta al dato, come detto, può essere quantitativo e può essere distruttivo o non distruttivo, ci permette di andare a definire le composizioni. Per esempio, qua avete degli esempi di smalti di diverso colore, quindi riusciamo a determinare, vedremo poi, la composizione. Anche qui abbiamo diverse scale per determinare questa composizione. Una scala macro, in cui definisco la matrice vetrosa in generale, come è stata definita nei ricettari, e un'altra micro, in cui vado a definire, per esempio, se quel cluster ha una data composizione, se la matrice del vetro ha un'altra composizione, e così via. Quindi sono in grado di discriminare una scala dimensionale di informazione. Ora, questa scala dimensionale di informazione, di nuovo, è un qualcosa che noi dobbiamo fare personalmente, cioè noi dobbiamo sapere che se ragioniamo in termini macro non potremmo ragionare in termini micro, e così via. Per di più, le tecniche analitiche che possiamo utilizzare sono le più disparate, non abbiamo una competenza su tutte le tecniche analitiche. Qui, per esempio, ci sono delle immagini di un'analisi fatta con il Raman, ma prima sono state presentate altre tecniche. Io personalmente lavoro molto con la fluorescenza di raggi X, che fino a ora, e del lavoro che vi presento oggi, si basa poi su dati fatti con strumentazione portable XRF, che prevede una standardizzazione del processo, una standardizzazione della macchina, un'analisi di ogni singolo segnale che vedete su questo, che è uno spettro di fluorescenza da GX, le curve gialle che vedete sono l'integrazione di quei segnali che mi dicono la quantità di elementi presenti all'interno della mia matrice vetrosa. Quell'informazione io la devo in qualche maniera calibrare, quindi da quell'intensità devo passare a una quantità e poi faccio le mie tabelle e ti dico c'è tot CD, c'è tot, quindi attraverso un processo analitico che io ho costruito. Ora, questo è il risultato di quanto ho fatto fino adesso, cioè l'interpretazione del dato sulla vecchia base mi porta a una cosa di questo genere. La produzione limosina, compresa, che ho incluso anche quella ottocentesca, prevede delle variazioni composizionali che mi classificano molto bene questa produzione. Abbiamo una prima produzione, che ho chiamato appunto prima produzione limosina, caratterizzata dall'utilizzo di un opacizzante come l'antimonio, che quindi mi caratterizza una provenienza da riciclo di vetro romano, probabilmente. E via via un passaggio, anche per quanto riguarda i fondenti, da fondenti a base sodica a base potassica, che mi fanno passare a una seconda produzione in cui i tenori magari di calcio sono più bassi rispetto alla terza produzione, ma che sostanzialmente mi portano a un passaggio e nella qualità del fondente e nella qualità dell'opacizzante, che passa dall'antimonio allo stagno per arrivare poi nella produzione ottocentesca all'arsenico associato al piombo utilizzato sia come fondente che come opacizzante.
Quindi vedete bene che si riesce, e ci siamo riusciti fino a ieri, a fare un questo tipo di classificazione sfruttando tutta una serie di informazioni. I dati che sono emersi qui chiaramente sono limitati perché sono dati provenienti da analisi innovative, in particolare fluorescenza di raggi X. Quello che facciamo invece attraverso un processo machine learning è completamente differente ed è difficile trasmettervelo. Mi sono chiesto, ma come glielo faccio capire? Allora, vi faccio una domanda, visto che siamo ripresi e finiremo su YouTube. Qualcuno di voi ha mai visto un video su YouTube? Alzate la mano. Sì, no, nessuno. Sì, l'avete visto un video su YouTube. Cliccate il vostro video, vi ascoltate la vostra canzone, vedete la vostra presentazione. E subito dopo cosa succede appena finisce? Ne parte un altro, ma quest'altro non è a caso. Quest'altro parte secondo i vostri gusti. Come fa YouTube a sapere che quelli sono i vostri gusti? Perché vi siete analizzati. Ma come siete analizzati? Non siete analizzati in maniera, tra virgolette, analitica classica, in cui io sto lì, vedo cosa ti piace, come potreste fare con un vostro amico o un vostro fidanzato. Ma è analizzato in maniera assolutamente casuale e gretta. Ma questo porta a un risultato che prevede l'analisi del dato, il metodo di analisi, un algoritmo che molto spesso è sconosciuto che porta all'elaborazione attraverso dei modelli che sono per esempio la vicinanza di gusto che avete avuto nella scelta del primo video e successivamente crea un processo che si dice predittivo. Questo processo predittivo permette al secondo video di essere affine ai vostri gusti. La stessa cosa viene applicata adesso ai dati scientifici e non scientifici che sono presenti, tra virgolette, nel mercato dello studio dei vetri. In questo caso vetri storici, ma si può applicare ai vetri industriali tranquillamente, non c'è questo tipo di limitazione. Cioè, anzi, la maggior parte delle applicazioni degli studi determinazione quantitativa in ambito aziendale sulla produzione di vetri moderni non viene più fatta come facevamo noi con analisi puntuali, ma sono in base assolutamente statistica e processo machine learning. Allora, qui vi ho presentato due metodi usati in cui non scendo nel dettaglio, ve li leggete, ma che portano a una costruzione, si chiama, vi dico i nomi, uno è classification tree, albero di classificazione, e l'altro foresta casuale. Cosa significa? L'uno costruisce appunto degli alberi di classificazione e l'altro mi costruisce una foresta di alberi su cui sceglie la cosa migliore. Come la sceglie? Allora, qui abbiamo fatto due differenti ipotesi, una basandoci ancora su delle concentrazioni e una seconda, poco visibile, mi dispiace, attraverso l'utilizzo grezzo dello spettro, senza dirgli assolutamente niente. Quindi lui in automatico determina quali sono gli elementi discriminanti o le forme del profilo dello spettro discriminanti e sulla base di quelle determina le classificazioni. Il risultato è questo. Questo riguarda sempre la base dati concentrazioni in cui abbiamo 64 oggetti medievali. Questo è il primo abbozzo per farvi comprendere le potenzialità. Medievali, ottocenteschi e i pastici. Una cosa molto complessa perché in fase analitica voi troverete degli oggetti in cui c'era del vetro medievale, ma l'hanno riabbellito con del vetro ottocentesco, per cui di nuovo è difficile a livello analitico comprendere cosa siano. Il modello è riuscito a fare una discriminazione e in certi casi, per esempio su quelli ottocenteschi, è con percentuali di precisione elevatissime, sia con un metodo che con l'altro. Siamo al 93%, lì c'è scritto 0,93, ma in realtà è un 93% di risultanza. Stessa cosa se utilizzo una base dati grezza, cioè butto dentro gli spettri così come li ho ottenuti. Ovviamente devo avergli detto lo strumento che ho utilizzato, ma questo non preclude utilizzare più strumenti e non preclude utilizzare diverse tecniche. Concludo. I protocolli analitici mi permettono di raccogliere, soprattutto quelli non invasivi, un grandissimo numero di informazioni. Ognuno di noi ha un database. E a livello mondiale ci sono database. Il futuro, nei prossimi 10 anni, andrà in questa direzione. E i progetti europei su cui siete coinvolti, in cui si lavora in questo momento, è la creazione di database e condivisione dati. Queste informazioni, anche se sono incomplete, soprattutto nel vetro, dove Marco Verità, lui lo sa bene,
io sono anni che lavoro con XRF, lui mi ha sempre detto, tu non vedi il soldo col tuo XRF. Beh, adesso quelli moderni vedono anche il soldo. Quindi, però si può andare in una direzione in cui si hanno dei dati non invasivi sufficientemente robusti per fare ragionamenti. E lo sviluppo informatico che lavora questi dati senza necessità di elaborazione da parte dell'utente saranno probabilmente il futuro. Non spariremo come scienziati perché, come detto, sono metodi predittivi. Dall'inizio alla fine funzionano molto bene, ma cosa succede nel mezzo non abbiamo proprio idea. Cioè, il processo di creazione dell'algoritmo non lo conosciamo e noi dovremmo validare il dato. Cioè, dovremmo comprendere se il dato prodotto ha senso oppure no. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. E...